La banca si racconta. Sede Banca di Pisa e Fornacette, davanti a noi il direttore generale Mauro Benigni. Raccontate cosa oggi? Ma questa è un'occasione ricorrente di questi tempi, è l'occasione in cui con i colleghi ci scambiamo gli auguri ed è l'occasione in cui presentiamo ai colleghi i risultati dell'attività dell'anno, immaginando un preconsuntivo del nostro bilancio. Siete soddisfatti, direttore? Siamo soddisfatti, moderatamente soddisfatti, ovviamente, perché sicuramente ancora una volta è un anno a luci ed ombre. Mettiamo così, siamo soddisfatti del fatto che quest'anno ci sono luci ed ombre, mentre negli anni passati erano più ombre che luci. Insomma. Dietro le tue spalle tanti giovani, 239 dipendenti, 35 anni l'età media, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è, a parte che è la storia della banca che necessariamente porta ad avere tutti questi giovani, perché noi abbiamo fatto 50 anni or che poco, sicché gente vecchia al di là di me non ce n'è, però vuol dire che c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, c'è spirito di corpo, attaccamento alla squadra, attaccamento ai colori, voglia di fare, voglia di emergere. Direttore, un'ultimissima domanda, chi ci ascolta e in questo periodo, come dire, ha qualche preoccupazione alla luce di quello che è successo a quelle quattro banche? Tra l'altro voi sane, fra virgolette, avete dovuto mettere dei soldini per ripianare l'intero debito. Cosa li mandi a dire? Ma è che c'è da mandare a dire, insomma, si rischia di fare della polemica. C'è da dire che al sistema bancario è stato chiesto ora, a dicembre, non a inizio d'anno, a dicembre c'è stato chiesto praticamente di rinunciare al 50% dell'utile atteso per dare una mano a queste banche. D'altra parte lo si fa per spirito di solidarietà, ovviamente, perché il danno è stato molto e tutti lo vedete, ma se non si fosse fatto questo intervento sarebbe stato sicuramente molto più alto. Quelli che fanno gli impieghi, perché si vuole che il rischio per tutti. Il grano, le olive, l'uva e poi la frutta, la verdura, le uova. Gli agricoltori della Coldiretti di Pisa e Livorno celebrano così la giornata del ringraziamento, la 65esima edizione, una bella tradizione dunque valorizzata di nuovo con la partecipazione di tanti operatori del settore. All'interno della Basilica Romanica splendida di San Piero a Grado c'è la messa con l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Fuori ci sono i mezzi, i trattori soprattutto, che alla fine della celebrazione liturgica vengono benedetti. Cosa può aspettarsi un imprenditore agricolo, un operatore agricolo da una benedizione della giornata del ringraziamento? Certamente non la risoluzione dei problemi del tempo che so io, piove non piove o c'è il sole, ma quella fiducia interiore che fa sperare anche quando verrebbe la voglia di mollare tutto. Sono molti gli agricoltori che sono, direi, al limite della sopportazione per sentirsi spesso defraudati, impoveriti e abbandonati. Allora, la presenza del Signore non abbandona nessuno, almeno questa presenza interiore è forza per una fiducia e una speranza da mandare avanti. Fabrizio Filippi, presidente della Coldiretti di Pisa. Beh, intanto c'è da dire che è un'iniziativa congiunta, Pisa e Livorno, vi state ristrutturando. È un'iniziativa congiunta ormai da qualche anno, noi abbiamo tutti i servizi che offriamo ai nostri soci in comune attraverso una società comune di servizi, per cui abbiamo voluto condividere insieme anche questo momento di preghiera e di festa. Quest'anno è toccata la provincia di Pisa in questa stupenda scenario di San Piero, l'anno prossimo probabilmente a Livorno. Dove sta ancora oggi il bello di questo lavoro? Il lavoro sta nel trovare la soddisfazione, cioè almeno a livello personale, soddisfazione nel fare prodotti di qualità e trovare nei consumatori finali la soddisfazione. Tanti giovani si riavvicinano all'agricoltura, mestiere un po' dimenticato e ripreso in questo tempo. È vero, però non è facilissimo, comunque meno male che si riavvicinano, perché ultimamente siamo rimasti in pochi come gioventù.
E poi che dire, la bellezza di questo lavoro è riuscire poi a trovare persone coetanee come lui che fanno il mio stesso lavoro. Io, per dire, produco cereali e foraggere, quindi prodotti che serviranno a lui, che lui poi userà con gli animali per poi rivederlo alla persona finale. Ci vuole proprio una benedizione per stare a contatto con la natura, per fare gli agricoltori oggi? No, una buona benedizione ci vuole, perché oggigiorno l'agricoltura è diventato un settore un po' in difficoltà, però purtroppo noi che siamo nati in agricoltura cerchiamo di resistere finché ce la facciamo. I giovani ce ne sono pochi in agricoltura. Stanno tornando perché, insomma, l'agricoltura è un settore importante, no? Ci sono soddisfazioni anche economiche in questo periodo di crisi? Non tanto. Come già visto in altri servizi precedenti, è importante l'idea lanciata e promossa da 5 Camere di Commercio della Regione Toscana di creare un sistema di tracciabilità e un marchio collettivo del mercato del pescato per valorizzare il prodotto della costa toscana. Il tema è stato affrontato in un incontro tenutosi alla Navicelli S.p.A. Come Camera di Commercio abbiamo aderito con soddisfazione all'invito che ci è stato rivolto dalla Camera di Commercio di Grosseto e che vede coinvolte tutte e 5 le Camere della costa toscana, perché come esiste in tutti gli altri prodotti agroalimentari dove c'è una tracciabilità, dove c'è una procedura di riconoscimento, per il pescato toscano, per il pescato dei nostri mari, questo mancava. Ecco, qui si va a colmare quel vulnus perché il consumatore possa essere informato anche da dove proviene il pesce, quanto tempo è intercorso dalla pesca all'acquisto del pesce stesso, quindi tutta una serie di dati che in qualche maniera fanno capire al consumatore quello che ha nel piatto. Questo, diciamo, che è un marchio che informa proprio sia i consumatori finali ma anche gli operatori del settore, ristoratori e quant'altro. Cioè, noi siamo molto avanti anche come tracciabilità su tutta una serie di prodotti, penso al vino, penso anche alla carne stessa. Sul pesce invece c'era sempre stata un po' meno tracciabilità. Ecco, con questo nuovo marchio che entra in vigore proprio ora, si colma, ripeto, quella mancanza. Avremo una tracciabilità completa dal punto in cui viene pescato il pesce, poi al tempo che intercorre appunto dal momento della pesca a quando arriva al consumatore finale. Il Pisa pareggia nella difficile partita contro la Maceratese, seconda in classifica, e conquista così un punto importante. C'è un grandissimo rammarico per quello che abbiamo creato e abbiamo raccolto poco, però ci può stare, guardiamo in avanti con grande umiltà, con la consapevolezza che stiamo tenendo bene il campo, stiamo crescendo e bisogna guardare solo in avanti. Sì, questo è un dato significativo, no, Rino? La squadra ormai ha assunto veramente una fisionomia, pronti via in campo ora fa delle cose che magari qualche settimana fa non faceva. Sbagliamo meno, ancora si sbaglia, però giochiamo da quello che vogliamo fare, tante volte non ci riesce per 90 minuti ma a tratti ci riusciamo. Nelle ultime partite, più 4-5 partite, ci attaccano molto meno dietro le spalle, dietro la profondità nostra. Sono contento, è normale che dobbiamo migliorare un po' sui calci piazzati, perché è un dato di fatto, anche se ultimamente stiamo facendo anche qualche gol in fase offensiva, però in fase difensiva ancora c'è sempre, diamo la sensazione di subire troppo. Senti Rino, che avversario hai trovato del tuo amico Cristian Bucchi? La Maceratese è una squadra, come dire, ha giocato con 8-9 uomini dietro la linea della palla, però è una squadra esperta. Squadra tosta, una squadra ben messa in campo, una squadra che ha fiducia dell'allenatore, giocano con passione, tengono bene il campo, non si inventano nulla, ed è una squadra difficile da affrontare. Dopo devo dire che Cristian sta facendo un miracolo, perché non c'ha grandissime qualità tecniche, ma quello che fanno lo fanno sempre con grandissimo entusiasmo e con ardore agonistico. Rino, i risultati che stai ottenendo ti stanno convincendo sempre di più che questo è il tuo mestiere, quello che vorrai fare da grande quando hai deciso di fare l'allenatore. Questo momento fortifica la tua convinzione in assoluto. Se no non andavo a Sion, non andavo all'Ofi Creta.
Palermo è stata una scelta un po' affrettata, ma se no... Sono state esperienze utili per questo tipo di esperienza che stai vivendo a Pisa? Molto, molto, perché questo non serve essere stato un giocatore importante, aver vinto un... Questo c'è solo la sfera, che è il pallone, che c'è la stessa componente. Dopo cambia tutto a livello di gestire una squadra, allenare, preparare una squadra, e devo dire che mi piace molto, normale. Ci sono dei passaggi che ancora devo migliorare molto, ma il miglioramento avviene da un percorso, che è quello di fare più partite possibile e riuscire a capire quando sbagliamo io e il mio staff e quando si fanno le robe giuste. Dopo il successo in trasferta con il Teramo, la Lucchese porta a casa altri 3 punti preziosi dopo la vittoria al Mannucci contro il Tutto Cuoio. Il primo gol arriva 2 minuti dopo il fischio d'inizio, errore in difesa per i padroni di casa, Terrani approfitta per mettere in rete. Nella ripresa ancora Terrani su calcio di rigore, al 26esimo sigilla la partita portando a casa il successo. Prima sconfitta per i pentaigolesi dopo una lunga serie di risultati positivi. Risultato opposto per la Lucchese, che continua ad oscillare tra vittorie e sconfitte nella zona bassa della classifica.